Ragazzi e ragazze, buongiorno! Siamo di nuovo qua per andare a fare insieme una nuova ricetta. Oggi andremo a fare una ricetta con una farina del mulino Marello, quella con cui io collaboro, che l'azienda ha avuto l'onore di mandarmi un box gratuito di farine. Allora, oggi andremo a utilizzare le miscele di farine naturali per crostate e biscotti, che sono queste qua. In pratica è un mix di farine pregiate antiche piemontesi, che ci sarebbe dentro la farina di riso bianco fine e la farina di mais integrale, che così otteniamo questo mix di varietà pregiate con antiche varietà autoctone piemontesi. Questa sarà la nostra farina per andare a preparare la ricetta di oggi. Ovviamente, essendo una miscela di farine naturali per crostate e biscotti, andremo a preparare un dolce. Questo per andare incontro alle persone che hanno problemi di, come si dice, intolleranza di glutine, e nello stesso tempo questa farina va benissimo anche per i celiaci, perché c'è proprio scritto dentro, gluten free, adatto ai celiaci anche. Andiamo a fare, anche se i celiaci sappiamo hanno un'altra intolleranza, però andiamo a preparare questa ricetta che ovviamente è adatta per entrambe le persone che hanno queste intolleranze. Allora, gli ingredienti, cosa andiamo a fare? Non vi ho detto cosa andiamo a fare. Andiamo a fare dei tortelli dolci gluten free, ovviamente li chiamo così, così col titolo si riesce a trovare meglio la ricetta senza glutine. Allora, gli ingredienti sono i seguenti, poi andrò a vedere perché non l'ho mai usata, andandola a impastare. Se ho bisogno un pochino più di farina, la andrò ad aggiungere, e poi ovviamente vi dico la modifica durante il video. Come sapete, io le faccio sempre insieme a voi, a meno che non sono ricette già testate precedentemente. Allora, 200 g di farina miscela naturale per biscotti e crostate gluten free, 2 uova, mezza bustina di lievito per dolci 8 g, 50 ml di olio di semi, un quarto di buccia di limone, solo la buccia col pelapatate mi raccomando, così non prendete la parte bianca e non diventa amaro. La parte bianca non ci serve, e 3 cucchiai di zucchero. Per la farcitura di questi tortelli dolci che andremo a fare, io utilizzerò la marmellata di marroni, che è gluten free anche lei, non c'è glutine, che è esattamente questa qua, siccome mi sono rimaste, le andiamo a utilizzare, e andiamo a farne qualcuno anche con la crema proteica fondente senza latte, e anche questa è senza glutine ed è adatta ai celiaci. Sto cercando di utilizzare anche delle farciture che sono adatte per loro, senza farlo apposta. Io ce le ho in casa perché sono cose che io utilizzo, che ci piacciono tantissimo, e andremo a utilizzare queste qua per farciture. Poi, sopra come decorazione, vado a mettere semplicemente della granella di zucchero, che quella è solo zucchero, quindi la possiamo andare a utilizzare. Non uso le cadette colorate perché non specifica se è con glutine o senza glutine, e negli ingredienti c'è scritto farina, quindi io onde evitare vado a utilizzare le granella di zucchero, perché nelle cadette c'è scritto così, presenza di farina di frumento, quindi onde evitare, non mi dice senza glutine, io evito, e utilizzeremo granella di zucchero così per avere un pochino di decorazione sopra questi nostri tortelli. Utilizzeremo il mambo e andremo a fare la cottura con la Candon 25 litri. Come sapete, ogni tanto uso anche la Philips, però oggi utilizziamo lei. Utilizzeremo il mambo, la caraffa di acciaio con le lame. Questo perché dobbiamo andare a fare il primo passaggio con il trito della buccia di limone con lo zucchero. Quindi, on fare trito da una parte e passare dall'altra caraffa, che secondo me non ha senso. Andiamo a fare tutta una lavorazione in una caraffa. In questo caso utilizziamo questa con le lame. Quindi le stesse cose potete fare, stessi passaggi anche per il Monsieur Cuisine. Poi, se occorrono modifiche, io vi dico come dovete fare confronto al Monsieur Cuisine, invece che come farò io con il mambo. Per prima cosa andiamo a mettere lo zucchero dentro la nostra base, e ovviamente aggiungiamo un quarto di buccia di un limone. Come vedete, io la parte bianca, vedete col pelapatate, non c'è assolutamente.
e le andate a inserire dentro. Chiudiamo il nostro coperchio bene a modo, mettiamo le sicurezze, se no non riusciamo a utilizzarlo, come sapete. Ora azioniamo il turbo. Il turbo sarebbero queste frecce qua. Lo teniamo premuto per 15 secondi circa. Trascorso il tempo, si aspetta qualche secondo prima di aprire, perché siccome la velocità è molto alta, se no rischiamo che ci salta qualcosa in volto. Andiamo a aprire la nostra base molto delicatamente con la paletta in silicone che ho qua. Andiamo a abbassare tutto lo zucchero che si è, diciamo, vanigliato al limone. C'è rimasta una buccia di limone, adesso ne vado a tritare altri 10 secondi, perché una buccia di limone mi è rimasta. Se invece voi avete tutto tritato, ora andate a procedere. Allora, nel Monsieur Cuisine io questo passaggio faccio 5 secondi ogni volta, se vi ricordate, 5 secondi, poi apriamo, andiamo a abbassare e ripetiamo per altri 5 secondi, così finché non raggiungiamo il trito necessario che serve a noi. Qui faccio altri 10 secondi perché una buccia è rimasta, se non me la trita la vado semplicemente a togliere. Succede anche nel Monsieur Cuisine questo, eh? Andiamo a vedere se ce l'ha tritata. Se non ce l'ha tritata, andiamo a togliere. Direi che l'ha tritata. Evidentemente se l'ha messa sotto e non era riuscita a prenderla. Andiamo di nuovo ad abbassare tutto, perché dobbiamo andare a mettere tutti gli ingredienti insieme che si vadano ad amalgamare. Quindi abbassiamo tutto lo zucchero con tutto il nostro limone. Ora dobbiamo andare ad aggiungere tutto il resto. Partiamo dai solidi fino ai liquidi. Aggiungiamo le nostre farine del Mulino Marello e miscela naturale per crostate e biscotti. Specifica per senza glutine e per intolleranza per i celiaci. Vanno bene per tutte e due le persone che ha queste intolleranze. Andiamo a mettere un po' insieme. Se poi ce ne serve ancora, perché non so la forza di questa farina, non l'ho mai usata, vediamo la forza che avrà. Aggiungiamo le uova, l'olio, mezza bustina di lievito che equivale a 8 grammi, come sapete. Ecco qua. Chiudiamo la nostra base nuovamente. Mettiamo le sicurezze. Poi andiamo a impostare. Facciamo un minuto a velocità 4. Poi se mai a metà tempo ci fermiamo che vediamo intorno se c'è della farina per andare a abbassare. E ovviamente se ne dobbiamo andare ad aggiungere dell'altra. Premete in centro e lei partirà. Trascorso metà tempo, andate ad abbassare tutto intorno. È abbastanza sbriciolosa, diciamo, quindi direi che va bene, perché poi dopo riusciamo comunque, quando la prendiamo dovremo riuscire a unirla. Ora proviamo, vediamo un attimino come fare. Ora chiudiamo e facciamo terminare il tempo. Premiamo le sicurezze, mi raccomando, che se non mettiamo questa non riusciamo a farla andare, e poi premiamo in centro. Eccola. Eh beh, certo, c'ha ragione. Ecco qua, non era messo bene, eh? Trascorso il tempo, l'andiamo a trasferire in un piatto. Se vi risulta molto farinosa, non riuscite a fare l'impasto, diciamo, abbastanza sodo, potete aggiungere un cucchiaio di albume, per non andare a mettere un altro uovo che mi sembra eccessivo. Se usate, perché io ho usato due uova medie, se no se usate un uovo grande e un uovo medio è perfetto. Altrimenti aggiungete un cucchiaio di albume, così riusciamo a tenere un composto
lavorabile. Ora lo andiamo a posizionare qua sul banco e torniamo. Ora la lavoriamo leggermente, vedete già un mezzo panetto, in questo modo. La mettiamo nella pellicola, la facciamo riposare mezz'ora in frigorifero o in alternativa potete farla riposare 10 minuti in freezer per velocizzare il tutto, come gradite voi. Nel frattempo io ho messo a bagno il mambo con l'acqua calda, un goccio di detersivo e andrò a lavarlo nel frattempo che lei si rassoda. Allora, tutto il resto della preparazione che abbiamo utilizzato col mambo va bene anche per il Monsieur Cousin. Se il Monsieur Cousin è molto sporco alla base, fate l'autolavaggio come facevo io. 10 minuti, velocità 3 e 100 gradi con una goccia di detersivo. Però l'impostazione dell'impasto è questo. Al massimo potete fare 30 secondi alla volta. Ora lo vado a far riposare, poi torniamo qua che andiamo a preparare i nostri tortelli. Eccoci tornati qua, useremo questo qua per fare la forma del nostro tortello dolce. Se no fate dei cerchi con un bicchiere e lo chiudete a mezzaluna, va bene anche così, non per forza questo, però questo è per comodità. L'ho tirato fuori dal freezer, ho preparato il banco e ho sgombrato lavando il nostro mambo. Una sciacquata, lasciandolo a bagno 5 minuti, è davvenuto già eccezionale, per niente fatica. Allora, se non riusciamo a tirare la frolla, usiamo un pochino di farina, sempre della miscela naturale, ovviamente. Non possiamo utilizzare la farina bianca, mi raccomando. Dobbiamo sempre utilizzare quella per le persone intolleranti. Ora vediamo se riusciamo a tirarlo bene. Se non si attacca, ok. Se si attacca, utilizziamo... Allora, nel nostro mattarello con gli spessori ho messo il, oddio, se non mi sbaglio, il 3, aspettate, no, il 6, ho messo il 6 mm, così vengono un pochino più spessi, perché poi con la farcitura se no rischiano che si vanno a rompere. Ho tirato in modo delicato, perché comunque è sempre una frolla e con queste farine è ancora più delicata. Con la parte sotto andiamo a creare un disco, in questo modo, così riusciamo a prendere il nostro disco, vedete, lo mettiamo sopra, adesso nella parte al contrario, prendiamo un cucchiaino di farcitura. Allora cominciamo con quella di castagne, li alterniamo, uno di castagne, uno di crema senza latte fondente, e ci aiutiamo con due cucchiaini. Così con uno prendiamo la crema e con l'altro lo andiamo a inserire nel nostro stampo, nella nostra formina. Ecco qui. Ora chiudiamo. Dobbiamo stare attenti perché comunque scivola, perché comunque è un composto impasto burroso, diciamo. Vediamo se riusciamo. Dobbiamo stare attenti perché è molto frolla, Stare attenti che non si vadano poi ad aprire dopo, quindi chiudeteli con delicatezza e fate in modo che sia chiusi. Vedete che si aprono, quello dopo mettete meno composto. Ecco qua, lo mettiamo nella teglia antiaderente, nella quale io qua posso non mettere nulla perché non va a attaccare assolutamente nulla, è una teglia eccezionale. Prendete una ciotolina con un pochino di acqua, ovviamente non metto latte per le intolleranze, per chi può essere anche intollerante al latte, in questo caso così possono farlo anche loro, che non c'entra niente col glutine, e andiamo a metterci gli zuccherini. Ci mettiamo qualche zuccherino sopra, potete anche premere appena appena, tanto è bella morbida questa frolla. Ecco qua, e mettiamo qualche zuccherino sopra come decorazione, per non farli proprio senza nulla, sennò veramente sembrano tristi tristi, mentre in questo modo hanno almeno un minimo di decorazione in superficie. Ecco qua, guardate, questo è il nostro tortello dolce senza glutine. Ora vado a fare tutti gli altri e poi torniamo qua.
Ecco qua i nostri tortelli dolci senza glutine, pronti. Visto? Ora li andiamo a cuocere. Allora, andiamo per riscaldare la friggitrice Countdown con il suo programma di riscaldamento 2 minuti. Poi, le altre friggitrici fate 3 minuti a 170-180. Io vedrò di farli a 170, voglio vedere se cuociono. Quindi fate 3 minuti a 170 e procedete alla cottura. La stessa cosa per tutte le friggitrici a una resistenza, quelle a fornetto a una resistenza, fate la cottura al piano più basso dopo la placca. Noi, doppia resistenza, andremo al piano centrale. Quando sono cotte, torno qua che vi aggiorno sulle tempistiche e su tutto. Sono bastati semplicemente 9 minuti nella nostra Countdown 25 litri. Quelli che hanno una sola resistenza, se avete bisogno fino a 12-13 minuti, continuate, procedete e soprattutto controllate. Sopra non devono diventare troppo scuri, ma deve comunque essere un tortello cotto, perché come vedete non è molto scuro sopra, deve rimanere comunque, non deve diventare scurissimo. Però come vedete è bello dorato. Cioè proprio cotto. Ora ne andiamo a assaggiare un pezzettino, vi faccio vedere l'interno, com'è bello cioccolatoso, e andiamo a assaggiare perché sono curiosa com'è, perché non l'ho mai mangiata. Buono. Già senza niente è buonissimo. Figuriamoci con la crema. Hai capito tu? Sono comunque eccezionali, buoni. Nulla da invidiare alla frolla nostra, veramente buonissimi. Buoni, buoni. Allora, questi sono i nostri tortelli. Io vi lascio scritto sotto. Ho fatto solo un piccolo piattino, poi vedete le foto nel gruppo. Troverete gli ingredienti e i tempi di cottura che ho utilizzato io sotto in descrizione. Più o meno metterò anche quelli che dovrete utilizzare voi. Troverete sotto anche il sito del Mulino Marello dove potete andare a vedere queste farine magnifiche, eccezionali. Se volete procedere con un acquisto, un piccolo box, provare ad assaggiare, sono veramente buono. Come sapete, c'è già un'altra ricetta, ho fatto i pancake. Adesso poi le riunirò in una cartella unica, quelle della collaborazione con il Mulino Marello, così riuscite anche ad andarle a trovare prima, essendo anche cose senza glutine. Altrimenti faccio cartella senza glutine e le metto tutte dentro. E sotto troverete anche tutti i miei canali dove potete contattare e scrivere per qualsiasi cosa. Per un attimo di tempo io rispondo sempre a tutti. In basso a destra c'è una campanella dove c'è scritto iscritto e iscritta. Cliccate e attivate le notifiche, così ogni volta che pubblico un video non lo perderete, vi arriverà la notifica e potete andare a vedere se è un video che vi può interessare. Iscriversi al canale e guardare i video è completamente gratuito, non si paga assolutamente nulla. Detto questo, fatemi sapere se li fate, se vi sono piaciuti, perché sono veramente venuti buoni, è una farina veramente eccezionale. Detto questo, ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao!